Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, dove potete trovare idee per ricette healthy, veloci e facili. Se vi piacciono video di questo genere lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook, dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Prepariamo insieme oggi questi buonissimi medaglioni di verdure, come quelli che troviamo al banco freezer al supermercato. Per prima cosa bisogna cuocere le verdure in modo molto molto asciutto, senza l'acqua di cottura. Io sto utilizzando direttamente un minestrone, nello specifico leggerezza di Orogel, per avere delle verdure miste. Vado ad aggiungere sale e pepe al minestrone e in più un pochino di aglio in polvere. Poi, per dare un tocco un po' più deciso e più forte a questo minestrone, aggiungo queste spezie mix piccante di Tiger. Aggiungo il parmigiano grattugiato e inizio a schiacciare con la forchetta in modo da amalgamare spezie e parmigiano alle varie verdurine. Vi sconsiglio di utilizzare un frullatore, altrimenti verrebbe un passato di verdure molto più liquido. A questo minestrone ormai spappolato vado ad aggiungere la farina di ceci e i fiocchi di patate, quelli appunto per fare il purè già pronto. Amalgamo bene il composto, che deve risultare morbido e asciutto. Mi sono trasferita sui fornelli, dove, dopo aver oliato un po' la padella, che comunque deve essere antiaderente, vado a metterci su un cucchiaio e mezzo di impasto e lo vado a modellare dandogli appunto la forma rotonda. Possiamo fare la stessa cosa su una carta forno se vogliamo cuocere i nostri medaglioni o in forno o in friggitrice ad aria. Ogni tanto controllo i medaglioni dall'altro verso e quando sono cotti li giro dall'altra parte per farli cuocere anche sotto. Non vi spaventate se li vedete che sono ancora morbidi, perché appunto poi girandoli si cuoceranno esternamente, diventeranno più croccantini con una bella crosticina e all'interno risulteranno morbidi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e seguitemi sul mio profilo Instagram e sulla pagina Facebook, dove pubblico tante altre ricettine di cui non faccio i video. Detto ciò, vi saluto e vi aspetto al mio prossimo video. Ciao ciao!